c'è più gusto. Oggi siamo dai consulenti d'immagine, parrucchiere ed estetista Andrea e Francesca Pianopoli. Siamo venuti proprio a farvi vedere come trattare i vostri capelli, le vostre manine e i vostri piedini, zia Nadia. Se vuoi puoi venire qui, andiamo a vedere. Francesca, giusto? Sì, ciao. Tu sei l'estetista di questa parrucchieria, sì, è centro estetico. È centro estetico. Bene, cosa stiamo facendo a questa bellissima signora? Uno shampoo idratante per capelli secchi. Bene. Quindi anche con un massaggio. Con un bel massaggino al cuoio capelluto. Giusto per fare rilassare. Per farla rilassare la cliente, certo. Bene. Ti stai rilassando, Patrizia? Sì, sì. Sì? Bene, bene. Ci sono dei massaggi speciali in merito? Sì, delle manovre particolari. Che vanno a rilassare proprio? Vanno a rilassare la cliente, dopo lo shampoo mettiamo un bel impacco idratante e con il massaggio penetra proprio la crema e rilassa la cliente. Bene, quindi dopo ci sarà anche spazio per me, quindi quando si tratta di massaggi... Certo, ti chiamo. Bisogna solo cogliere l'occasione. Sì, sì. Benissimo. Patrizia, tu sei rilassata? Non è che dormi? No. Quasi. Quasi? Così vediamo come verrai alla fine di questo shampoo. Se il tuo relax si vedrà anche sul tuo viso. E abbiamo trovato anche un uomo bellissimo, dagli occhi verdi, che è venuto a fare i suoi capelli qui in questo studio. Cosa ne pensi, Mattia, di questo studio? Vieni sempre qui? Eh beh, certo, sì. E in merito al taglio, sei soddisfatto? Sì, molto, molto. Bene, bene. E qualche colore hai pensato di farlo per quest'estate? No, 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 mantengo il mio colore originale per ora. Solo il colore originale? Sì, magari sì. Magari un ciuffetto biondo ci starebbe no, bene. No, rosso? No, ma forse rosso. Oppure una ci rasata penserò. Da qua, ci hai pensato? No, forse rasare i lati e lasciare il ciuffo lungo al centro. Ci dovresti pensare, bene, bene. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. E invece Francesca, cosa farai a questa cliente? Su questa cliente le faccio uno shampoo purificante per capelli grassi. E quindi la differenza tra questo shampoo e quello dei capelli lisci, no, prima com'era? Quello di prima sulla cliente era lo shampoo per capelli secchi. Bene, con quel tipo di shampoo andiamo a idratare il cuoio capelluto, i capelli. Invece con i capelli grassi abbiamo proprio bisogno di purificare la cute. Bene. E alla fine applicheremo solo il balsamo alle punte. Quindi anche per lei c'è un massaggio? Un leggero massaggio, come no, sì. E invece lei come si chiama? Anna, prima ho sentito che non sei calabrese o sbaglio? No, vengo da Napoli. Bene, a Napoli penso andavi anche in delle parruccherie. Sì, però mi sono trovata molto bene qui da Andrea e Francesca. La differenza si sente quindi? Sì, molto. Molto. Ti fanno cosa hai trovato di diverso tra le parruccherie di Napoli e invece questa parruccheria da Francesca e Andrea? Beh, la differenza è sono stata accolta bene, mi piace come fanno i capelli e mi sono trovata al mio agio, ecco. Bene, anche a livello di taglio, hai fatto anche un taglio qui? Sì. Bene, bene. E quindi Francesca invece adesso stai quindi applicando questo shampoo? Adesso stiamo applicando lo shampoo, dopodiché le applico il balsamo e poi siamo pronti alla sciolatura. Abbiamo anche altri tipi di shampoo? Sì, abbiamo altri tipi di shampoo per capelli colorati. Per capelli tipo i miei, quelli che non ci sono. Ecco. Per capelli per ricci. Per capelli ricci, per capelli colorati, stressati, insomma, sì. Diciamo che le varianti sono tante. Sì, sono tanti, sì. Bene, bene.
Andrea, che ci spiegherà invece come andrà ad effettuare una. Cosa farai su questo cliente? I capelli porosi, quindi sto mettendo un latte idratante per districarli meglio. Bene. E invece lei come si sente dopo questo massaggio rilassante? Molto. Beh, si vede infatti. Sì. Quindi adesso andremo a fare questa piega. Una piega morbida, senza troppa rigidità. Ci sono vari tipi di pieghe, in base ai capelli o in base ai tagli, come ti regoli in genere? Ma ora non va più la piega molto composta, morbidezze, non troppe rigidità e naturalità. Non si deve vedere che la cliente ci trova parrucchiere, ma deve essere una cosa naturale. Molto naturale. E invece in merito ai tagli? Ci sono tagli... Tagli che vanno per quest'estate, tagli diversi, infatti noto che com'è. Stanno rientrando di nuovo la vecchia frangia, anni 70, gli asimmetrici, tucciati e colori pastello, quindi dei leggeri ramati, dei miele, non vanno più le tonalità molto forti, ma vanno dei colori naturali come la natura. Tu da quanto tempo fai questo lavoro? Da quando sono nato. Wow. Perché mamma è parrucchiera, quindi l'ho aiutata sempre. Poi quindi fai da sempre questo lavoro, cioè diciamo... Sì, avevo fatto altro, però il pomeriggio lo dedicavo a fare parrucchiere. Questo è il tuo sogno? Sì. E sei riuscito quindi a realizzarlo? Sì. Visto che tutto questo è molto bello. Sì, dopo anni, ora ci sono poco, qua sono 3 anni, però ci stiamo avviando. Bene, bene. E quindi, Patrizia, tu invece... Vieni da tanto tempo qui? Vieni ogni sempre tanto. Qui? Vieni sempre qui e ti trovi bene? Sì, sì. Bene, bene. E adesso Andrea cosa andremo a fare quindi? Adesso andiamo a asciugare... Ma poi pensi ci sarà spazio anche per me? Perché no? Bene. Li faremo lisci. Ci vediamo dopo, mi devi comprare un po' Patrizia. Secondo me sì, ti stai rilassando. Allora Francesca, adesso andremo a fare un trattamento viso purificante, perché la cliente ha la pelle grassa. Che tipo di pelle ha quindi? Molti puntini neri sulla zona T. Quindi andremo a fare un bel trattamento purificante, andremo a togliere gli eventuali puntini neri con il vapore e lo scrub. E utilizzerai anche delle creme particolari? Delle creme particolari, sì, a base di rosmarino, a base di menta, a base di bergamotto, che sono astringenti. Astringenti appunto per? Per tonifichiamo la pelle e andiamo a pulire troppo in profondità la pelle. Tu sei pronta? Sì. Bene, adesso allora inizierai a rilassarti, ogni tanto ti toccherò per evitare che tu ti addormenti. Bene. Sì, infatti le ho applicato un olio alla camomilla, perché dopo la pulizia del viso la cliente è un pochino arrossata. Quindi alla fine applicherò quest'olio alla camomilla, che è molto calmante e lenitivo. Abbiamo anche altri tipi di oli, sempre si differenziano in base alle pelli. Sì, sì, sempre. Sì. Ogni tipo di pelle ha il suo trattamento. Invece in merito alla pulizia del viso, in merito, viene fatta sempre sì, col vapore? Diciamo sempre, allora, chi soffre di pelle molto sensibile con cuperosi, il vapore non lo utilizzo. Però ci sono altri tipi di creme, come la crema ai frutti di bosco, che è molto lenitiva, alla calendula e appunto alla camomilla. Quindi ti capita anche di avere dei soggetti anche con una pelle che si irrita, quindi molto, oppure molto con delle allergie? Con delle allergie, clienti magari più ragazzini, adolescenti con l'acne, e lì bisogna fare un bel trattamento molto approfondito. Con più sedute con quindi? Molte sedute, sì. Sì, sì.
You ain't nothing but a troublemaker, girl. Allora Francesco, invece adesso andremo a lavorare sulle mani e faremo un bel manicure, perché la cliente si mangia molto le unghie e anche le cuticole, quindi andremo a fare un bel manicure, toglieremo le cuticole, le limo belle perfette e dopo applicheremo il balsamo per le mani e uno smalto semipermanente. Che colore desidera? Colore estivo. Un bel colore estivo, una un corallo. Un corallo ci sta bene. E tu come ti stai sentendo qui? Rilassatissimo. Come ti sto invidiando non hai idea, guarda. Hai visto? Massaggi, crema e ora anche le mani, anche io mi mangio le unghie. E dopo di me tocco a te. Mi dedico a te. Ci sarà un bel lavoro per stasera praticamente. Sì, siamo sì. Tutti nella stessa barca. Siamo qui per questo. E invece per quanto riguarda le unghie, Marina in base, sì, cioè tu che ultimo volta là, per chi si mangia le unghie, io ricostruisco le unghie con le tip o con la cartina, in base appunto al tipo di unghie che ha la cliente. Dopodiché, sempre come a piacere della cliente, faremo il French o applicheremo uno smalto semipermanente. Questo sta sempre al gusto della cliente. Quindi potrebbero tornare le mie mani, delle normali, sì, mani da delle donna, normali umana. Mani belle curate. Belle curate. Come possiamo notare le tue. Grazie. Grazie. E invece tu noti differenza col passare degli anni che fai questo mestiere di colori di smalto? Sì, molto. Ogni anno cambiano i colori degli smalti. Certo, quegli stili ci sono sempre, però quest'anno c'è il giallo, l'arancio, che magari anni fa nessuno l'avrebbe messo, ma anche se andava nessuno l'avrebbe messo. Ora invece, vedendo anche le ragazzine, molte persone le mettono. Diciamo che ultimamente il c'è corallo, più cura il blu marino, corpo. C'è molto più cura, sì. Anche per quanto sì, riguarda sì. Gli uomini, io non so. Molto gli uomini sono molto vanitosi. Infatti ultimamente gli uomini diciamo che frequentano di più il centro estetico. Tu cosa ne pensi? Tuo marito lo utilizza il centro estetico? Sì, sì. Quella sono volta che vanitoso. Viene. Molto, troppo più lui che io. Sì, ma è sempre così. Ora l'uomo supera la donna. Eh beh, infatti questo è un rischio che a volte io per noi direi. Va bene. A volte per magari noi si in questo campo va bene. Un po' ci sono andata e i miei capelli già si sono rovinati un po'. Perfetto. Avresti qualche consiglio da darmi sia per la parte che non c'ho che per la parte che c'ho? Ci sono i prodotti studiati a base di semi di girasole che mi proteggono il capello dall'esposizione al sole. E questi si differenziano per capelli ricci, per capelli lisci, per capelli colorati? Sì, c'è un olio. E c'è un olio che va bene per i capelli grossi e particolarmente secchi. Lascia il capello unto. E il capello unto è luminoso. E invece per quanto concerne i capelli ricci come i miei? I capelli ricci c'è uno sparking mist che è appena perché uscito. Perché in genere si increspano. Sì, è un effetto bagnato, è un gel in crema e che va applicato ogni volta che ti esponi al sole ed è più pesante rispetto agli altri perché il riccio va definito meglio. Quindi appesantisce un pochino di più il capello per definire riccio. E una volta tornati a casa, dal mare, cosa ci consigli? C'è uno shampoo detergente sempre a base di semi di girasole e biologico, senza siliconi aggiunti, che pulisce bene la cute da residui di salsedine e sabbia. E poi c'è una crema riparatrice per chiudere le squame che a mare si aprono, quindi va a riparare lo stello del capello. Quindi va anche a curare il capello in sostanza. Certo, richiude tutto quello che il mare
Il mare praticamente mi secca il capello, quindi lo rende più aperto, più poroso. Quindi la maschera mi va a chiudere la squama. Quindi Patrizia, domani andiamo al mare, ti passo a prendere. Ora compro va tutti bene. I prodotti, va bene? Okay. Ci conto. Sì, conto. Ok, domani andiamo al mare. Sì. I see you, a breakthrough to get to you. E quindi in conclusione di questa piega cosa facciamo a Patrizia? Sto mettendo un siero lucidante per lucidare il capello una volta lavorato, mm-hmm. E poi lo vado a terminare con un finish molto leggero, così mi dà l'idea del naturale. Bene. Ti piace questa piega? Sei soddisfatta? Molto. Così ti risaltano di più gli occhi, lo sai? Davvero? Sì. Grazie. Su questa cliente cosa andremo a fare, Andrea? Allora, metto un po' di mousse volumizzante per dargli un po' di volume alla base. Mm-hmm. I suoi sono dei capelli ricci, sono secchi, capelli ondulati, però che si appesantiscono un po', quindi con la mousse vado a dare un po' di corpo anche sopra. E vado a dare una piega morbida con un po' di volume. Mm. Con questi prodotti vedi, appena uscito al mare ho già un effetto piega. Sembrano fatti. Quindi potrei utilizzarli anche. Quindi adesso li andrei ad asciugare col diffusore o invece sempre con la spazzola? No, vado un po' con il phon a mano libera e poi definisco un po' il tutto con la spazzola, ma meno si usa la spazzola in questo capello, è già bello di suo. È già una morbidezza naturale, quindi va già bene. Usate i prodotti giusti, si può benissimo rifare a casa questo lavoro e sembra appena uscito dal parrucchiere. Perfetto. Tu come ti senti? Rilassata, benissimo. Tranquilla? Molto rilassata. Andrea, tu che parli di sinergia tra corpo e bellezza, so anche che hai fatto comunque delle esperienze molto importanti fuori, sì. Che hai lavorato anche con delle persone molto importanti, quindi sì. Che ti hanno fatto sì che tutto questo tuo lavorare bene venga fuori. Devo parlare un po' di questo tuo sì. Lavoro. Sono stato 5 anni a Firenze da Carlo Bai, dove ai primi tempi lavoravo in negozio, poi sono diventato, insegnavo in accademia i parrucchieri, giravamo. Ah, quindi proprio insegnavo sì. A dei ragazzi? Insegnavo a dei ragazzi in accademia e anche a club, i parrucchieri associati a club Carlo Bai, poi c'erano alcuni ragazzi che insegnavano, io insegnavo lì le domeniche e lunedì quando i parrucchieri si vanno a aggiornare. Sì. Poi facevamo un po' di sfilate, abbiamo fatto sfilate. Quindi lavorato anche con modelle? Siamo stati... anche in altre testate dove c'era un po' di personaggi, siamo stati a Lubiana, all'estero, in Francia, a Parigi, a Londra e in ex Jugoslavia abbiamo fatto una sfilata, giravamo parecchio la domenica e lunedì che eravamo liberi e poi quando ci chiamavano prendevamo qualche giorno e partivamo a fare queste sfilate, fitti immagine donna a Firenze. Quindi tutto questo è stato molto significativo per certo, ho fatto un bagaglio e ho cercato di riproporlo qua. Ora sono 3 anni che ho aperto, sta andando bene. Ci sei riuscito? Sì, sei sì, molto sì. Soddisfatto? Sì, fare. Siamo in piena crescita, quindi va benissimo. Soddisfatta? C'è più gusto a venire da Andrea e Francesca? Certo. O c'è più gusto perché ci sono anche io? Pure. Benissimo. Quindi, cosa ci dici? Sei rilassata? Uscirai tranquilla? Tranquilla. Ora andrei a casa, cioè, sì. Con i capelli. Fatti. E poi andrò a dormire con Beh. I capelli fatti. Sì. Francia, per favore, segnami. Sì. Allora, per... Funziona anche bella lena? Sì, grazie. Quando voleva venire? Martedì. Martedì. Mattina o pomeriggio? Mattina. Perfetto. Per favore. Alle 11. Ok. Questi sono i prodotti estivi di cui Andrea ha parlato. Cioè, ti hanno regalato anche i prodotti Guarda, estivi, Patrizia. Fammi vedere cosa c'è dentro, vediamo. Certo. Piccione. Sì. Mi piace impicciarmi delle cose degli altri anche perché dopo te le fregherò. Lo shampoo. Il gel. Quindi lo shampoo, il gel. E la maschera. Bene, quindi potremo andare a mare tranquille. Tranquille, e questo invece tranquille. È per me.
abbiamo questo bellissimo pareo che ci possiamo mettere tutte e due. Tutte e due. E possiamo uscire. Beh, grazie Francesca. Grazie a voi. Grazie Patrizia. Grazie a voi. Ricordatevi che c'è più gusto, sempre, anche andando al mare e salutando zia Nadia. Ciao zia Nadia, c'è sempre più gusto, a c'è più gusto, a c'è più gusto, a c'è più gusto, da Francesca e Andrea, c'è più gusto.